si chiama Ouranosaurus nigeriensis, la creatura più rara e curiosa che abita a Venezia. È il dinosauro che accoglie il visitatore nella prima sala del Museo di Storia Naturale al Fontego dei Turchi. Scoperto nel 1973, durante una spedizione nel deserto del Tenerè, in Niger, dal paleontologo veneziano Giancarlo Ligabue e Philippe Taquet del Museo d'Istoria Naturale di Parigi, questo eccezionale dinosauro ha oltre 110 milioni di anni. È uno scheletro eccezionale perché è assolutamente integro, praticamente completo, ed è un animale che aveva un becco con cui raccoglieva vegetali, con una dentatura solo nella zona posteriore, strappava vegetali e foglie di cui si nutriva. Era un quadrupede, stava normalmente sulle quattro zampe, ma aveva la capacità di alzarsi sulle zampe posteriori in postura eretta in caso di bisogno. Lo immaginiamo percorrere, insieme ad altri enormi animali ormai estinti, le vaste aree paludose e le estese foreste di enormi felci dove viveva. Un ambiente così diverso dalle dune sabbiose del deserto dove è stato ritrovato. Diventato il simbolo del museo, amato dai bambini, studiato dai paleontologi di tutto il mondo, il suo nome deriva da una parola tuareg, che tradotto in italiano significa coraggioso, a conferma del fascino che questi animali hanno sempre suscitato nelle culture di tutto il mondo.